che fa anche un po' paura è la presenza dei migranti, soprattutto migranti comunitari islamiche, eccetera. Allora, torniamo un attimino indietro. Con immensa simpatia è la lettera che ho mandato alla città. In questa lettera che ho mandato alla città c'era una proposta, ma c'era anche e soprattutto il desiderio di rinnovare e di creare delle occasioni di incontro, che in questi mesi ci sono stati a vari livelli, a livello della diaconia, perché abbiamo continuato un po' la riflessione, anche a livello di consiglio pastorale. Nel consiglio pastorale è nata una commissione, non so, attenti bene questa cosa qui perché è importante, il dialogo, una dimensione sulla cultura, sul dialogo con tutti, di cui una, possiamo dire, un aspetto del dialogo e dell'incontro è anche con fratelli e sorelle di fede islamica. Ci siamo incontrati anche con l'associazione Abu Makkah, più volte, proprio per qui a questo tavolo, qualcuno di noi sacerdoti, quasi sempre, sono venuti anche loro sempre in 4-5, e nel frattempo il Santo Padre, il Papa e il Gran Mufì hanno firmato questo documento sulla fratellanza umana. Lo riprendo dopo per dire alcune cose che potrebbero arrivare, sul quale stiamo lavorando sempre su questo tavolo, un tavolo di lavoro questo, per quanto riguarda questi aspetti di dialogo. Ho detto non solo con la comunità islamica, ma ci accorgiamo anche, per esempio, che ci sono molte presenze, io vedo anche alla messa la domenica, molte presenze di cristiani cattolici che vengono dalla messa, che fanno la comunione, che ti accorgi dai lineamenti del volto che sono provenienti da altre parti del mondo. E qui allora c'è l'altro documento del nostro arcivescovo, Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Ecco, visto che sto in mano questi due documenti, sostanzialmente io mi sto chiedendo come parroco, lo chiedo anche ai miei confratelli sacerdoti, la diaconia e il consiglio pastorale, se questi qua sono soltanto dei libretti che uno prende e mette nella sua libreria a pesare, o se invece questi devono diventare degli strumenti che, autorevoli, perché per me la parola del Papa e la parola del Vescovo sono strumenti importanti, strumenti autorevoli che ci aiutano a riflettere, a capire in quale orizzonte noi dobbiamo muoverci. Ecco perché, visto che ormai ho aperto questo discorso, lo voglio concludere, stiamo anche pensando a un incontro, per esempio, con i vari cristiani provenienti da varie parti del mondo presenti in Magenta, Chiesa dalle genti, e stiamo anche pensando a possibili incontri di tipo culturale che vedono qui raccolte più associazioni culturali presenti sul territorio magentino, di riflessione per esempio sul discorso, questo documento qui della fratellanza umana, il discorso dell'integrazione, non solo dell'accoglienza, ma anche di un'integrazione. Ecco, non solo cristianesimo e Islam, ma noi in nome del Vangelo sentiamo di poter essere aperti all'incontro con tutti. Torniamo all'incontro dell'11 maggio, che avrà una piccola preparazione, vediamo come sta andando. Alcune mamme, diciamo nostre, se posso dire, non so come dire, e alcune mamme islamiche organizzeranno nei prossimi settimane, dopo la scuola, delle merende nei nostri oratori. Si sono già trovate l'altra sera, quella sera in cui c'era quel gran ventone lunedì sera, si sono già trovate un po' di queste mamme a
organizzare una merenda. Che cos'è una merenda? È un incontro dove uno fa uno spuntino, intanto incontra, conosce come ti chiami, come non ti chiami. Cominciamo a creare questa conoscenza. L'incontro dell'11 maggio alle ore 20, sempre al Paolo VI, è un incontro tra la comunità cristiana e la comunità islamica. La comunità cristiana sta vivendo il tempo della Pasqua. Pasqua non finisce il 21 di aprile. Pasqua continua. Il tempo della gioia, il tempo dell'annuncio, il tempo dell'incontro. Loro, mi pare a partire dal 5 o 6 di maggio, inizieranno il mese del Ramadan. Proprio a questo tavolo è nata un po' questa idea di dire: perché non ci troviamo in quell'occasione? Noi cristiani raccontiamo che cos'è la Pasqua. Voi musulmani ci raccontate che cos'è il Ramadan. Come ha detto ancora ieri il Papa, guarda caso in Marocco, noi cristiani non dobbiamo fare del proselitismo. Io non faccio questo incontro perché voglio portarmi a casa uno o due, no, vivo questo incontro con molta semplicità, raccontando che cosa c'è dentro di me. Chi viene, chi ascolta, come anche ascolterò attentamente che cosa ispira il mese del Ramadan. Magari anche per dire: perché noi che abbiamo la nostra quaresima non riusciamo a viverla con altrettanta intensità? Voi capite che gli incontri ci permettono da una parte di chiarire qual è la nostra identità, quindi nessuna confusione. Ognuno ha chiara la propria identità e ognuno presenterà in modo molto semplice la propria testimonianza delle proprie convinzioni. Allora ci ritroveremo alle ore 20, prima gli uni, poi gli altri racconteranno che cosa stanno vivendo e poi si interrompe, perché il calare del sole permette, no? Si interromperà il digiuno e interrotto il digiuno cederemo insieme. Un'altra occasione, come vedete, per conoscerci reciprocamente.